Due errori da non fare assolutamente con il vostro bimbi. Ciao, io sono Eleonora, seguitemi in questo video per capire quali sono i due errori che non vanno assolutamente fatti con il bimbi TM6. Ho appena utilizzato il bimbi per fare una delle mie video ricette che trovate all'interno del canale. A proposito, se non siete ancora iscritti, fatelo. Abbiamo il boccale ancora sporco. Quindi per attivare l'autopulitura bimbi sappiamo che dobbiamo mettere dell'acqua all'interno del boccale. È quello che farò adesso. Acqua semplice da rubinetto e vedete che all'interno del boccale abbiamo delle tacche. Questa è la tacca che indica 1 litro. 1,5 litri è indicato da un puntino e sopra c'è il 2 che indica 2 litri. Superiore ai 2 litri c'è Max, che è diciamo, l'altezza massima che devo raggiungere con i liquidi e l'intero contenuto all'interno del boccale. Ecco, questo è l'errore che non va assolutamente fatto. Il bimbi così pieno, soprattutto di acqua, a questo livello è una delle cose che non si deve fare. Non devo riempire il boccale così al massimo, né di acqua, né di altro cibo, né di qualsiasi diciamo ingrediente a seconda della ricetta che sto facendo. Questo perché è un limite massimo al quale noi non dobbiamo mai arrivare. Dobbiamo tenerci sempre sotto la tacca dei 2 litri. Per cui io quest'acqua la elimino e vi faccio vedere fino a dove arrivo. Quindi vado a eliminare l'acqua in eccesso e in questo caso per l'autopulitura basterebbe 1 litro, una tacca sola di acqua. E quindi scendo giù di livello con l'acqua. A questo punto io posso andare a operare con la mia autopulitura, che in questo caso può essere un'autopulitura breve visto che non era eccessivamente sporco. Che cosa succede se non mi attengo a questo consiglio? Riempiendo l'acqua al massimo superiore alla tacca, appunto dove è indicato il max, quest'acqua, diciamo un po' riscaldandosi un po' col movimento delle lame, potrebbe fuoriuscire dal boccale perché è un livello esagerato. L'acqua potrebbe andare a colare all'interno sopra il bimbi, all'interno addirittura arrivare anche al vano motore. E, oltre al fatto che se nell'autopulitura vado ad aggiungere anche un goccino di detersivo, che è il consiglio che vi ho dato in altri video per l'autopulitura, a quel punto è ancora peggio perché la schiuma inonderebbe tutto quanto e si riempirebbe tutto anche di schiuma e detersivo. Per prevenire questa problematica, diciamo, è stata creata questa corona rialzata che evita diciamo, lo strabordio dell'acqua, la fuoriuscita dell'acqua oltre questo livello. È chiaro che se c'è pure della schiuma è più facile che fuoriesca, ma in ogni caso è un suggerimento e una tutela da parte vostra per evitare qualsiasi danno all'interno del bimbi. Seconda cosa da non fare con il vostro bimbi. Noi in diverse ricette sappiamo che viene utilizzata la farfalla, che è questa qui. La farfalla serve per montare, come ho detto in diversi altri video. Ad esempio, può essere utilizzata per montare la panna, i bianchi d'uovo, anche nella ricetta del purè viene utilizzata la farfalla. Comunque sia, in modalità manuale voi potreste tranquillamente utilizzarla. E come spiegato in altri video, la farfalla viene appoggiata sopra il gruppo lama in questo modo, facendo mezzo giro. Ora, qual è la cosa da non fare? Quando io utilizzo la farfalla, imposterò una velocità che potrà essere 0,5, 1, 2, 3, 3,5.
Ha una velocità superiore di 3,5 con la farfalla inserita, non devo mai andare. Questo perché se io supero i 3,5, al limite ci vogliamo spingere al limite, arriviamo a 4, ma superiore a una velocità di 4, questa farfalla verrà completamente frullata. Per cui il mio suggerimento, se vi attenete alle ricette di Cookie Doo, sicuramente non ve la faranno mai utilizzare a una velocità superiore di 3,5. Se la utilizzate in modalità manuale, liberissimi di farlo, ma ricordatevi di non superare questa velocità. Sono curiosa di sapere da quale parte d'Italia o del mondo mi seguite. Scrivetelo nei commenti e alla prossima!